questo è il pareggio della Raneanta Zara, e quindi il risultato per il momento è di 1-1. Poteva avere l'occasione di andare sul 2-1 e quindi avere un gol prezioso per il proseguo della partita. Nel frattempo ricordiamo che questo è un incontro che, per quanto riguarda l'Altas Florenza, avviene dopo un mese di stop, dovuto anche al fatto che la partita con il Cosenza Nuoto non è stata giocata prima di Natale, e sarà anche una partita che i tentativi da parte delle giocatrici, questo da Stellaroli. Giulia, vai qua, vuoi? Eh? Allegra. E purtroppo la palla è una partita abbastanza avara di gol, vuol dire che le difese in qualche modo funzionano. Sicuramente sia per quanto riguarda... Bene, riprendiamo l'incontro con Lara, che comunque è, devo dire, un bel sostituto, perché è riuscito a tirare, a parare un bel tiro insidioso. Ma i parziali sono: primo tempo 1-1, il secondo tempo 1-3, il terzo tempo 1-4 e il quarto tempo 2-2. La Raneanta Florenza ci ha messo cuore e passione, ma non sono bastati per contrastare il Pravicito Padova, che è riuscito vittorioso da questo incontro. Ha acquisito 3 punti preziosi che lo portano sempre secondo in classifica, ma da un solo punto di distanza dall'equipe Orizzonte. La telecronaca finisce qui e ci sentiamo dopo per le interviste. A dopo.